Napoli, studio medico del dottor Eros Cocozza, chirurgo maxillofaciale, specialista in chirurgia estetica. Buonasera dottore. Buonasera a tutti. Oggi ci troviamo nello studio del dottore che ci illustrerà di un intervento chirurgico non invasivo per risolvere dei problemi al naso, quindi problemi anche che riguardano la respirazione, giusto dottore? Assolutamente sì. Quindi di cosa stiamo parlando? Di una rinoplastica? Non bisogna pensare al naso quando si parla di chirurgia del naso soltanto dal punto di vista estetico, perché il naso bisogna considerare... Non è soltanto per i selfie il naso, non diciamo. È solo per i selfie. Ma il naso va considerato per quello che è. Certo. Il naso è un organo e come ogni organo deve funzionare bene per certo. Espletare la sua funzione. Il naso che deve fare? Deve permettere l'ingresso dell'aria dall'esterno verso l'interno e viceversa. Questo meccanismo di respirazione, di ricircolo dell'aria inspirata ed espirata subisce delle modificazioni, perché noi dobbiamo immaginare che se io vivo al polo nord, dove mediamente la temperatura è sotto zero, ispirerò sempre aria fredda. Certo. Quest'aria in qualche modo viene trattata da un sistema di mucose, di membrane, detto anche sistema sinusale. Il naso deve espletare una funzione regolatoria nei confronti degli scambi dell'aria ispirata ed espirata. Per cui se io sto in Africa a più 40 o sto al polo nord a meno 40, il naso che fa? Mediante degli organi che fanno parte di un sistema più complesso che sta dietro al naso, che è il sistema delle cavità sinusali, regola la temperatura, l'umidità, il flusso verso i bronchi, verso l'albero bronchiale. Per cui quando qualcuno di questi meccanismi non funziona più tanto bene, iniziano a verificarsi delle disfunzioni respiratorie. Per addentrarci un po', diciamo, all'argomento più tecnicamente, io eseguo una tecnica di endoscopia nasale molto peculiare che non tutti, diciamo, utilizzano. Questa tecnica chirurgica va sotto l'acronimo inglese di FES, uh-huh. che sta per Fibroendoscopic Sinus Surgery, e comprende una serie di metodiche chirurgiche atte a risolvere tutte le problematiche interne del naso senza aggredirlo dall'esterno. Quindi endoscopico che significa? Diciamo che significa. Endoscopico vuol dire che utilizziamo una fibra ottica del calibro poco più piccolo di questa matita che va nel naso, che ci fa vedere per mezzo di questa telecamerina all'interno molto profondamente nel naso, laddove esistono dei problemi diciamo di natura strutturale, possiamo risolverli senza aggredire esternamente il naso con cicatrici. Quindi questo vuol dire rapido recupero post-operatorio, vuol dire che il paziente dopo 30-45 minuti di intervento torna a casa e il giorno dopo va al lavoro, nessuno si accorge di quello che ha fatto e i benefici sono immediati, perché dalla settimana e 10 giorni successivi, giusto il tempo di guarigione delle mucose interne del naso, il paziente inizia a respirare di nuovo bene e sempre meglio. Questo intervento dura 20 minuti, mezz'ora? Diciamo a seconda del disturbo e del difetto che noi abbiamo, da un minimo di 20-25 minuti per problematiche più leggere a un massimo di 45, un'ora, ma laddove poi subentrano anche altre anomalie congenite, di deviazione del setto importante, insomma cose un po' più serie. Ok, va bene. Abbiamo detto tutto riguardo questo argomento, dottore? Riguardo questo argomento, spero di aver, diciamo, acceso delle lampadine a qualcuno che ha un dubbio sulla propria respirazione. Va bene, allora se poi ci vorrà portare qualche testimonianza di suo paziente, è ben accetto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie, dottore. Grazie a tutti. A presto con un altro video di Info Estetica.